Grazie innanzitutto a voi per l'invito, alla Fondazione Farragiana e all'avvocato qui presente per avermi voluto tra i relatori di questo ciclo di conferenze riguardanti, connesse alla mostra Homo Sapiens che ho appena visto nella sua versione novarese, che non ha nulla da invidiare alle versioni precedenti di Roma e di Trento. Mi sono anche un po' informato su che cosa è successo subito prima e ho scoperto che solo nel mese di febbraio, quindi un mese fa, avete ascoltato anche delle conferenze riguardanti l'evoluzione umana. E quindi ho pensato di differenziare quello che potevo raccontare questa sera rispetto a ciò che avete già sentito. Tra l'altro mi viene abbastanza bene, visto che sono convinto che il taglio che ho pensato poi di dare a questa chiacchierata sia uno dei migliori per entrare nell'argomento e fare un po' d'ordine in una quantità di informazioni che abbiamo da un po' di tempo a questa parte sull'evoluzione umana. Le nostre, come potete vedere nella mostra, le nostre conoscenze sull'evoluzione umana si sono accresciute in maniera straordinaria, soprattutto negli ultimi 20 o 30 anni, ma questo progresso delle conoscenze si è incamminato 150 anni fa, più di un secolo fa, e per molto tempo ha proceduto in maniera graduale. E se noi ripercorriamo questo percorso storico, cioè il modo in cui le nostre conoscenze sono andate via via accumulando, forse riusciamo anche a fare un po' d'ordine su quello che sappiamo adesso. E quindi ci saranno sicuramente d'aiuto le cose che avete già sentito raccontare, soprattutto da Giacobini, un mesetto fa mi pare, no? e da Piemani, un paio di settimane fa, o non lo di lì. Vediamo un attimo di ricucire le vicende di una ricerca che è quella della paleoantropologia, la scienza delle nostre origini, che si interessa di capire da dove viene Homo sapiens. Quindi non è tanto la storia della nostra specie, anche in parte, ma soprattutto di ciò che viene prima della nostra specie, come il titolo di questa chiacchierata dice. Io non voglio imitare Matteo Renzi, ma fa caldo e scusate se mi devo la giacca. Basta. Sì, mi fermo lì. Allora, la nostra storia comincia, vedete le immagini? Sì, non è che c'è bisogno di abbassare la luce. La nostra storia comincia con questa riga. Questa è l'unica riga che Charles Darwin, dedica alla nostra specie, all'uomo, nell'Origine delle specie, il libro fondativo della moderna teoria dell'evoluzione per selezione naturale. E è un libro di quasi 500 pagine, anzi di 500 pagine piene, in cui si parla di tutto, piante, animali, tranne che della nostra specie. Si parla di un fenomeno che era già all'epoca abbastanza di dominio pubblico, condiviso dalla maggior parte dei naturalisti dell'epoca, cioè il fenomeno è l'evoluzione, cioè il fatto che nel tempo le forme di vita siano andate mutando, cambiando, evolvendosi. Ma quello che Darwin aggiunge in più in questo libro è la spiegazione del fenomeno, cioè di come l'evoluzione si sia voluta realizzare. E lo spiega, adesso nell'argomento della nostra chiacchierata di oggi, ma lo spiega con due parole che sono, come ben sapete, selezione naturale, cioè il meccanismo che può aver dato luogo al cambiamento delle forme di vita nel corso del tempo, al loro differenziarsi e al loro splendido adattamento all'ambiente. Il meccanismo è un'opera di selezione da parte della natura nei confronti dei più adatti rispetto ai meno adatti, o dei meno adatti rispetto ai più adatti, se preferite. E in questo libro, come dicevo, non si parla dell'uomo, si parla di piante, di animali. All'uomo è dedicato soltanto questa riga: luce si farà sull'origine dell'uomo.
alla terz'ultima pagina della prima edizione dell'Origine delle Specie, Darwin fa una sorta di predizione. Cioè dice, ma se l'evoluzione come fenomeno è un fatto vero, ormai, parliamo di 150 anni fa, davanti agli occhi di tutti, e se la teoria che io propongo qui, cioè quella della selezione naturale, è corretta e reggerà alle prove, diciamo, della ricerca futura, bene, luce si farà sull'origine dell'uomo e la sua storia. Ora, tutto quello che noi raccontiamo da questo momento in poi è un tentativo di verificare se questa predizione fosse corretta o meno. All'epoca di Darwin, di luce in realtà c'era piuttosto poca, anzi non c'era quasi niente per quanto riguarda l'evoluzione dell'uomo. C'erano soltanto queste ossa, scoperte 3 anni prima nella valle di Neander in Germania, in un posto che si chiama appunto Neanderthal, ed erano i resti di uno scheletro con delle caratteristiche umane ma diverse dalla variabilità attuale, quindi qualcosa di esterno a Homo sapiens. Dunque, secondo la denominazione che diede a queste ossa un certo William King nel 64, 1864, Homo Neanderthalensis. Come capite, una specie di sentenza, avvocato qui, come dire, una diagnosi, è una forma umana, Homo, ma diversa dalla nostra specie, quindi esterna alla variabilità che noi rappresentiamo oggi, quindi non Homo sapiens ma Homo Neanderthalensis. Tutto questo, vedete, sono proprio gli anni in cui Darwin dà le stampe L'origine delle specie. L'origine delle specie è un libro del 59, nella prima edizione. Qua la scoperta di queste ossa casuali, la scoperta casuale è del 56, la diagnosi di Homo Neanderthalensis è del 64. È la prima luce tiepida, debole, che si fa su un passato dell'uomo in cui ci siano delle forme diverse da quelle attuali. Poteva essere questo scheletro della valle di Neander, o appunto Neanderthal, con questa volta cranica così sfuggente, i rilievi sovraorbitali così pronunciati, e poi se noi andassimo a vedere ciascun singolo osso, vedremmo delle piccole e grandi differenze con le nostre stesse ossa. Dico, questo scheletro poteva rappresentare ciò che era atteso in base alla teoria, cioè l'anello mancante. Gli evoluzionisti dell'epoca andavano alla ricerca proprio di questo, trovare quella forma di vita del passato che venisse proprio dal passato a definitivamente riagganciarci agli altri esseri viventi. Il cosiddetto mastino di Darwin, Thomas Henry Huxley, colui che difese pubblicamente Darwin e il darwinismo in tante occasioni, l'uomo che scrisse il Man's Place in Nature, cioè il posto dell'uomo nella natura, un libro tradotto tra l'altro in italiano soltanto qualche anno fa per la UTET, e quello è un libro del 63, del 1863, sempre quegli anni lì. Bene, Huxley aveva detto, ma le differenze che passano tra l'uomo e le grandi scimmie antropomorfe, gorilla, scimpanzé, orangutang, ci sono, ma non sono così grandi come quelle che separano questo gruppetto di scimmie, non a caso chiamate antropomorfe, da tutte le altre scimmie. Quindi l'uomo è intimamente connesso ad alcune forme di vita, i primati in genere, questo l'aveva già capito Linneo, e in particolare a questo drappello di primati che si chiamano scimmie antropomorfe. Ciò nonostante, uno spazio, diciamo, vuoto c'è tra quella più simile a noi delle scimmie antropomorfe, cioè lo scimpanzé, anzi gli scimpanzé, ci sono due specie, e noi umani. E allora per avere definitivamente il legame tra l'uomo e le altre forme di vita, forse manca ancora un anello che può venire dal passato a chiudere definitivamente la catena. L'idea dell'anello mancante, che questo signore qua, questo tedesco, questo morfologo, gli dà anche un nome, lo chiama pitecantropo, no? Che in greco significa scimmia uomo.
Quindi una scimmia uomo che venga dal passato a ricongiungerci definitivamente alle altre scimmie antropomorfe. Ora, lo scheletro della valle di Neander poteva essere l'anello mancante che gli evoluzionisti dell'epoca andavano cercando. In realtà non tutti pensano che lo sia. Lo stesso Huxley, il mastino di Darwin già citato, pensa che in realtà questo scheletro non sia adatto per rappresentare la via di mezzo, diciamo così, tra la scimmia e l'uomo, perché per un motivo fondamentalmente, perché è troppo umano nelle sue caratteristiche, ancorché arcaiche, ancorché caratterizzato in questa maniera particolare, da questa visiera sopra le orbite, da questa fronte sfuggente, ma è troppo umano e soprattutto è troppo umano il suo cervello. La caratteristica fondamentale che ci fa umani, le dimensioni abnormi di encefalo che ci caratterizzano, ci accomunano a questa umanità qui, ai Neanderthal. Dico ai Neanderthal perché poi dopo questo scheletro sono stati trovati altri ancora, a dimostrazione del fatto che non si trattava di un abbaglio o di un caso patologico, come alcuni dissero, o di un cosacco che aveva inseguito le armate di Napoleone dopo la disfatta della Beresina e si era andato a infilare in questa grotta della valle di Neander. Si trattava in realtà appunto di un rappresentante di un'umanità estinta, altri ne sono stati trovati nei decenni a venire, che tutti hanno un grande cervello, un cervello grande come il nostro, semplicemente alloggiato dentro una scatola cranica diversa dalla nostra dal punto di vista della sua architettura. Noi abbiamo un cranio rotondo e un cervello rotondo al suo interno, loro avevano un cranio molto grande ma allungato anteroposteriormente. Questa è la vera differenza, la differenza di forma, non di quantità. Quindi forse né lo scheletro della valle di Neander né gli altri Neanderthal che verranno trovati nei decenni a venire rappresentano davvero un anello mancante. In quegli anni lì, nella seconda metà dell'Ottocento, vengono scoperti in Europa anche altri fossili umani, non solo Neanderthal, vengono scoperti anche gli uomini di Cro-Magnon cosiddetti. Si tratta di forme però qui ancor meno adatte a rappresentare l'anello mancante, perché sono i Cro-Magnon, per esempio quelli proprio della Bride Cro-Magnon in Francia e altri reperti simili trovati in altri posti in Europa, sono totalmente moderni, sono fossili, quindi molto antichi, ma morfologicamente del tutto moderni. Il cranio è rotondo come il nostro, la fronte è elevata, le arcate sovraorbitali sono molto spianate, la faccia è piccola come la nostra, insomma sono uomini moderni, solo molto antichi e dunque fossili. Quindi né i Neanderthal né i Cro-Magnon coronano il sogno degli evoluzionisti e la predizione di Darwin che aveva detto luce si farà sull'origine dell'uomo e della sua storia. Finalmente qualcuno esce dall'Europa e arriva nell'isola di Giava. Questo qualcuno è un certo Eugène Dubois, un olandese, che convinto delle grandi affinità che ci sono tra noi e una delle scimmie antropomorfe che abbiamo citato prima, cioè gli orangutang, che vivono a Borneo e Sumatra, ci sono ormai poche popolazioni relitte di due varietà di orangutang che vivono appunto nelle due isole che vedete qui, di Sumatra e di Borneo, in Indonesia. Questo olandese, convinto appunto delle grandi affinità tra noi e gli orangutang, pensa che andando da quelle parti forse si possa trovare l'anello mancante, l'antenato di noi, perché se è lì che vive la forma più simile a noi è possibile che lì ci sia anche traccia di un pitecantropo. E inizia e si imbarca come medico militare e inizia le sue ricerche nell'isola di Sumatra, ma lì non trova niente. Si sposta nella vicina isola di Giava, questa qua nel cerchietto rosso, e lì i suoi soldati, trasformati in operai, cavatori, incontrano questa calotta cranica, poi un dente anche, e poi un femore, l'osso della coscia. Ora, il femore è perfettamente identico, possiamo dire, a quello di uno di noi.
quindi dimostra che siamo di fronte a una creatura bipede. Che... Ma il cranio invece, questa calotta cranica, è tipo quella di un Neanderthal, cioè con la fronte sfuggente, i rilievi sopra le orbite, allungata anteroposteriormente, ma è molto più bassa, noi diciamo platicefala, e soprattutto piccola. Cioè se i Neanderthal avevano un cervello grande come il nostro, questo è due terzi il nostro, e una scimmia antropomorfa oggi è un terzo del nostro, cioè detto in litri, un litro e mezzo noi, un litro questo, mezzo litro, meno di mezzo litro una scimmia antropomorfa. Quindi qua con un litro di volume encefalico siamo veramente a metà strada tra una scimmia antropomorfa, come un gorilla, un scimpanzé o un orangutang, e un essere umano. Quindi siamo di fronte veramente a qualcosa che dal punto di vista dell'organo che era sotto i riflettori, sotto la massima attenzione, cioè il cervello, è veramente a metà strada tra una scimmia e un uomo. Dunque, Dubois decide di chiamarlo proprio pitecantropo, lo chiama Pithecanthropus erectus nel 1894, siamo alla fine dell'Ottocento, e questo nome è rimasto tuttora nella letteratura. Noi oggi conosciamo appunto ancora e denominiamo delle forme umane dell'estremo oriente molto arcaiche, molto antiche, come Homo erectus. Lui associò questi due concetti, pitecantropo per il cranio, una specie di scimmia uomo per questo aspetto, erectus per via del femore che gli diceva che era postura eretta. Oggi è rimasto soltanto l'appellativo specifico, cioè erectus, avendo negli anni 50 inserito queste forme all'interno del genere Homo, perché poi ci siamo col tempo accorti che si trattava di forme più vicine a noi di quanto non lo siano alle scimmie antropomorfe. E come vedete, quindi sembra, ma sembra solo, che alla fine dell'Ottocento l'idea, il sogno degli evoluzionisti, la predizione di Darwin si siano coronati di successo con la scoperta del pitecantropo di Giava. Però, se guardate bene, siamo rimasti in Europa con i Neanderthal, i Cro-Magnon, siamo arrivati all'isola di Giava col pitecantropo, ma ancora manca quella che tutti sappiamo essere la culla d'umanità, cioè l'Africa. E tra l'altro Darwin l'aveva capito subito che bisognava cercare in Africa gli antenati dell'uomo, perché Darwin era di un parere diverso da quelli che sostenevano che sia l'orangutang, la scimmia antropomorfa più simile a noi. Darwin pensava, e aveva ragione anche in questo, che più simili ancora a noi sono gli scimpanzé e i gorilla, che invece sono le scimmie antropomorfe africane. Ma in Africa fino adesso non c'era dato nessuno. L'Africa, la culla dell'umanità, compare sulla scena soltanto nel 1924. Vedete quanto tempo è passato. Nel 1924 neanche proprio l'Africa orientale, ma il Sudafrica entra in scena grazie alla fortunata scoperta di un giovane anatomista che insegnava all'università di Johannesburg, appunto in Sudafrica. Gli arriva una cassa, aveva chiesto che gli arrivassero un po' di fossili dalle vicine cave di calcare, di dolomitico, che ce ne sono tante in zona Johannesburg, e in queste cave si trovavano molti fossili, e lui stava mettendo su una collezione di confronto e aveva piacere di ricevere un po' di questo materiale. E a un certo punto apre una di queste casse e all'interno trova non proprio questo fossile, che tra l'altro è in mostra qui al Brunetto, ma la prima cosa che trova è il calco endocranico naturale, cioè praticamente la parte posteriore di questo fossile, che è l'impronta esatta dell'encefalo rimasta all'interno di un cranio che poi si è sgretolato intorno, e quindi i sedimenti che penetrarono in antico all'interno di questo cranio ne hanno fatto proprio, ne hanno preso l'impronta, si sono poi consolidati, il cranio poi si è rotto intorno ed è rimasto il calco endocranico naturale. E quando
Dart, così si chiamava il giovane anatomista Raymond Dart, tira fuori dalla cassa questo calco endocranico, fa un salto perché si rende conto di avere in mano qualcosa di strano. È troppo grande per essere il cervello di un babuino. Assomiglia come dimensioni al cervello di uno scimpanzé, ma ha delle caratteristiche di dettaglio. Doveva essere effettivamente un grande anatomista il giovane Dart, per riconoscere appunto che alcune circonvoluzioni sono differenti da quelle che uno si aspetterebbe nel caso di una scimmia antropomorfa. Quindi è un cranio piccolo, un cervello piccolo, ma con alcuni dettagli che quasi alludono alle caratteristiche umane. Poi cerca ancora nella cassa, freneticamente ci possiamo immaginare, e a un certo punto trova un sasso, una roccia, nel quale si infila perfettamente questo calco endocranico. Ha trovato praticamente la roccia che ingloba la faccia di questo cucciolo. Sì, perché si tratta di un cucciolo che lui poi, scalpellando in maniera molto delicata, e poi col pennello, sempre, in maniera sempre più accurata, arriva a liberare dalla roccia questo volto scheletrico, che è il volto di un cucciolo, di un essere che se fosse un cucciolo d'uomo avrebbe qualcosa tipo 5 anni, cioè il primo molare permanente appena erotto, che come tutte le mamme sanno, insomma, il primo dente che compare in bocca a un bambino quando ancora ci sono tutti i denti da latte davanti. Ed è l'età in cui i nostri bambini vanno in prima elementare, insomma, più o meno, cioè il passaggio dalla prima alla seconda infanzia. In uno scimpanzé succede esattamente la stessa cosa, ma a 3 anni circa, cioè il meccanismo è simile, ma i tempi sono diversi. Quindi se fosse un cucciolo d'uomo avrebbe 5 anni, se fosse un cucciolo di scimpanzé ne avrebbe 3, ma non è né un cucciolo d'uomo né un cucciolo di scimpanzé. Che cos'è? Lui pensa che sia qualcosa di sconosciuto alla scienza dell'epoca, e pensa anche che possa essere in qualche modo legato all'evoluzione umana. Lo pensa per quei dettagli che aveva visto sulle circonvoluzioni del calco endocranico, lo pensa per alcuni dettagli che vede sui denti, ma lo pensa soprattutto per la posizione del foramo occipitale. Sapete, il foramo occipitale è quel foro, no, alla base del cranio, da cui il cervello diventa ridotto e allungato, dello spinale passa nelle vertebre. Ora, noi, bipedi, abbiamo un foramo occipitale esattamente alla base del cranio, cioè il cranio è in equilibrio sopra la colonna, e quindi le prime vertebre che si articolano appunto col cranio, proprio in corrispondenza del forame, sono esattamente sotto al cranio stesso, il forame è lì sotto. In uno scimpanzé, in un gorilla, in un orangutang, che sono invece clinogradi, no? Hanno quella strana postura un po' inclinata, il forame occipitale è più posteriore, perché la colonna è appunto obliqua, diciamo, rispetto al cranio stesso. In un cane è ancora più indietro, in un pesce è esattamente dietro, insomma, il forame occipitale con la colonna. Ora, in questo cranietto qui, che è piccolo, che sembra quello di una scimmia antropomorfa, anche il muso sembra un po' quello di uno scimpanzé, di un cucciolo di scimpanzé, però ha quelle strane circonvoluzioni ed alcuni dettagli dei denti che non tornano con attribuzioni a una scimmia antropomorfa come quelle che conosciamo oggi. Il forame occipitale è esattamente al centro della base del cranio, come in un essere umano, a dimostrazione del fatto che qua siamo di fronte a una scimmia antropomorfa bipede, e con qualche caratteristica che annuncia, diciamo, il percorso dell'evoluzione umana. Ora, Dart, su questi pochi elementi, fa tutta una serie di deduzioni, pensa che questa sia una forma molto arcaica legata all'evoluzione dell'uomo, lo chiama Australopithecus, che significa semplicemente scimmia antropomorfa dell'emisfero australe, specie Australopithecus africanus, che siamo in Africa, quindi il nome non vuol dire granché, ma nelle 2 pagine o 3, non mi ricordo, di un breve articolo su Nature, che compaiono un anno dopo, nel 1925, la scoperta del 24, la denominazione, la diagnosi del 25, annuncia al mondo di aver scoperto un remoto antenato dell'uomo, per tutte quelle cose che vi ho appena detto. Nessuno gli crede. E l'Accademia è ancora infatuata di un famoso frode che è l'uomo di Piltdown, ma questa è un'altra storia, la racconto un'altra volta. Ma Dart aveva ragione, e le scoperte degli anni successivi gli danno, decenni successivi, scusate, gli danno pienamente ragione, perché nelle grotte del Sudafrica
questi sistemi carsici, no? Che erano soggetti anche appunto a lavori di cava, non solo, soprattutto per azione di un, per l'intraprendenza di un suo collega più anziano scozzese, un certo Robert Broom, vengono scoperti molti altri reperti attribuibili alla stessa specie denominata d'arte nel 25, cioè Australopithecus africanus. Si trovano in pratica gli individui adulti di questa specie, maschi, femmine, come per esempio questa qua che gli addetti ai lavori chiamano affettuosamente Mrs. Pless, essendo appunto considerata un individuo di sesso femminile. Ma non si trova solo questo tipo di australopiteco, se ne trova anche un altro, cosiddetto robusto. La robustezza sta nell'apparato di masticazione, cioè ci sono delle sovrastrutture ossee e dei denti che alludono chiaramente a una potenza masticatoria straordinaria. Denti molto grandi, soprattutto i posteriori, i molari e i premolari sono molto grandi. Ci sono grandi arcate zigomatiche, una cresta sagittale mediana che dà inserzione a dei muscoli temporali, che sono i muscoli masticatori, che anche noi abbiamo, ma i nostri si fermano qui, mentre qua comprimono completamente il cranio e venivano separati, per così dire, da questa cresta, no? Un po' come anche succede nel gorilla o nei maschi di orangutang. E quindi una forma che assomiglia alle altre australopitecine, ma robusta dal punto di vista masticatorio, e quindi cosa che suggerisce evidentemente una specializzazione alimentare, no? Una necessità di triturare dei cibi piuttosto coriacei. E queste forme vengono chiamate Paranthropus, Paranthropus robustus specie, ma all'epoca venivano dati un sacco di nomi. Però Australopithecus e Paranthropus sono due dei nomi che sono rimasti ancora nell'uso odierno, anche se c'è stato un lungo oblio di questo nome quando negli anni 40-50 si propose di semplificare molto l'albero dell'evoluzione umana e i nomi eccessivi che erano stati dati all'epoca, e quindi questo nome per un certo periodo di tempo è sparito dalla circolazione, si chiamava Australopithecus robustus. Forse in qualche libro di scuola c'è ancora scritto Australopithecus robustus, ma oggi si è recuperato il vecchio termine Paranthropus, perché ci siamo accorti che queste forme robuste, molto diffuse in Africa, non solo in Sudafrica, erano sufficientemente distanti dalle altre australopitecine da meritare un nome di genere diverso. Ma queste sono cose un po' più, diciamo, per addetti ai lavori. Quindi, Europa, Neanderthal, Cro-Magnon, l'isola di Giava, il Pithecanthropo erectus, e poi finalmente il Sudafrica con le australopitecine gracili e robuste. Ancora non siamo davvero nel cuore del fenomeno. Ancora non siamo arrivati a Olduvai, un sito che per chi è appassionato di questi argomenti è un nome, che è un programma. La gola di Olduvai in Tanzania, a est del lago Vittoria, in corrispondenza di una gigantesca, no, frattura tettonica che percorre tutta l'Africa orientale, dall'Etiopia giù fino qui al lago Malawi, secondo la traiettoria che è appunto costellata di tanti grandi laghi, il lago Vittoria, il lago Tanganyika, il lago Malawi è l'ultimo della fila, o la depressione Afar, il triangolo, no? Una specie di imbuto di inizio, di imbocco di questa grande frattura tettonica che segnala il fatto che quella parte dell'Africa, la parte oriente, si sta lentamente separando dal continente, un po' come 200 milioni di anni fa fece l'India, che stava attaccata qui, e poi a un certo punto ha iniziato un viaggio che l'ha portata a sbattere, per così dire, sotto l'Asia, e questa collisione, diciamo, tettonica ha procurato un collocamento della costa terrestre talmente potente da essere l'Himalaya, cioè le più alte montagne del mondo. Ora, questo pezzo d'Africa sta incominciando a fare più o meno lo stesso viaggio, e lì però per il momento c'è soltanto una frattura tettonica, una depressione
nella quale si infilano laghi, fiumi, e poi quando è più arido questi si seccano e magari il vento, la pioggia, eccetera, erodono questi sedimenti. E questo è quello che tipicamente succede in un posto come il Dubai. Adesso non so se da laggiù vedete bene questa immagine, ma insomma è una gola con questi calanchi, potremmo chiamarli all'italiana, dove appunto il vento e le acque stanno erodendo, erodono giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, erodono questi sedimenti che sono antichi sedimenti fluvio-lacustri, cioè di fiumi e laghi, che hanno in passato più umido, riempito la gola di Olduvai di acqua e sedimenti portati dall'acqua. E in questi sedimenti c'è un sacco di fossili, molti fossili. E in questo posto, a Olduvai, stanno lavorando da decenni, siamo nel 1959, e stanno lavorando lì da quasi 20 anni due signori di origine inglese, che sono Louis Leakey, il nome lo vedete scritto lì, e la sua seconda moglie, certa Mary Leakey. Ma non stanno trovando niente di quello che loro vorrebbero trovare. Trovano una grandissima quantità di faune, cioè di resti di animali estinti, di tutti i tipi. Trovano manufatti di un paleolitico molto arcaico, che tutt'oggi chiamiamo olduvaiano, cioè le fasi più arcaiche del paleolitico prendono il nome da questo sito. Ma niente che suoni come fossile umano così antico. Trovano sì dei resti umani, ma stavano negli strati più alti, nella fase più recente, i livelli interessanti, quelli più antichi della stratigrafia di Olduvai, dove ci sono questi manufatti così arcaici, dove ci sono le faune, fino al 1959 niente, se non che una febbre malarica costringe Louis in tenda, e mentre Mary se ne va a passeggio con i suoi dalmata e incontra spesso queste scoperte sono state così straordinariamente fortuite, incontra per terra in uno degli strati dove era passata mille volte, ma quel giorno aveva piovuto parecchio nei giorni precedenti, incontra i resti di questo signore qui. È un cranio che, come vedete voi stessi, assomiglia parecchio alle australopitecine robuste del Sudafrica. C'è un cranio molto massiccio, con degli enormi denti molari, con dei rilievi straordinari a livello osseo, compresa la cresta sagittale, vedete qui, su in cima al cranio. Tutte caratteristiche che abbiamo già visto giù con i paranthropi del Sudafrica, con le australopitecine robuste del Sudafrica. Però qui in più ci sono i manufatti dell'Olduvaiano. E allora Leakey per un attimo pensa che questo essere sia il toolmaker, come si dice, cioè l'artefice di questi manufatti. E così lo annuncia al mondo, lo chiama Zinjanthropus boisei, o come dicono gli americani, boisei. Zinjanthropus non si usa più, adesso questo viene chiamato Paranthropus boisei, è una delle tre specie di Paranthropus che conosciamo. È una, appunto, australopitecina robusta e non è l'artefice dei manufatti, probabilmente. Louis Leakey se ne accorge subito perché sua moglie, Mary, di nuovo lei, trova i resti di un essere diverso negli stessi strati. Cioè negli stessi strati da cui proviene il grande masticatore, lo Zinjanthropus, da cui provengono i manufatti dell'Olduvaiano, vengono dei resti, non questi che vedete qui, che sono resti trovati in seguito più completi, ma dei frammenti di cranio e dei denti, che inducono a pensare che lì, oltre al grande masticatore, c'era un'altra forma, con i denti meno specializzati, con meno specializzazioni masticatorie, ma con un altro tipo di specializzazione, un cranio che si sta gonfiando. Cioè un cervello un po' più grande, perché mi sono dimenticato di dire che le australopitecine, lo dicevamo a proposito del bambino di Taung, no? Del cucciolo da cui è nato il nome australopiteco, il cervello è piccolo in queste australopitecine, è come quello di una scimmia antropomorfa, vi ricordate, dicevamo circa mezzo litro, meno di mezzo litro,
e anche il massiccio cranio del grande masticatore ha un cervello piccolo, meno di mezzo litro. Mary, Lickey, negli anni successivi trova questi frammenti che fanno pensare a un cranio un po' più grande di mezzo litro, non il litro del pitecantropo di Giava, non il litro e mezzo dei Neanderthal o dei Cro-Magnon nostro, ma qualcosa comunque di più del mezzo litro di una australopitecina. Siamo intorno ai 6, 700, 800 millilitri. E allora, e poi i denti sono più piccoli, quindi c'è minore specializzazione masticatoria e invece un incremento encefalico. E allora forse è questo il tool maker, cioè l'artefice dei manufatti, non il parantropo, non il Paranthropus robustus, di Odovai detto Boisei. E qui naturalmente Lickey, insieme a Philip Tobias e John Napier, purtroppo sono tutti scomparsi, ma Philip Tobias, il nome al centro, scritto Tobias, è un sudafricano che è scomparso soltanto l'anno scorso ed è stato per moltissimo tempo una specie di padre vivente della paleantropologia, insomma, personaggio straordinario. Lickey, Tobias e Napier nel 1964, cioè siamo tempi a noi familiari, c'erano i Beatles, i Rolling Stones e c'erano Lickey, Tobias e Napier che denominano la più antica specie umana, più arcaica specie umana, la chiamano Homo habilis. Allora c'è Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo erectus, perché il pitecantropo era stato ridenominato all'interno del genere Homo, e Homo habilis, la specie più arcaica. Qui e poi ci sono le australopitecine robuste e gracili, sia in Africa meridionale che a questo punto sappiamo anche in Africa orientale. A questo punto nasce un'idea, una specie di ipotesi da verificare, e l'ipotesi è tutta, diciamo, farina del sacco. Oddio, ho levato la sorpresa, è tutta legata al sito di Odovai e a quello strato geologico, i sedimenti, dove ci sono tre cose: i manufatti, l'artefice probabile dei manufatti, cioè Homo habilis, e il grande masticatore. Ora, l'artefice dei manufatti e il masticatore sono diversi, ma sono parenti, si vede, si assomigliano, cioè sono tutti e due legati all'evoluzione umana. Allora l'idea è questa: se ci sono queste due forme nello stesso strato, quindi la stessa cronologia, se noi andassimo a cercare strati più antichi da qualche parte, magari troviamo l'antenato comune di questi due, cioè una forma ancestrale prima che queste due forme si specializzino, uno a masticare e l'altro a produrre manufatti, per così dire, semplificando molto. E qualcuno cerca, per esempio, a pochi chilometri da qui, in un sito che si chiama Laetoli. Qualcun altro va più a nord, in un posto che si chiama Hadar in Etiopia, ad Hadar, scusate, non so che sta succedendo, ecco, e ad Hadar salta fuori la star della paleoantropologia, il fossile che tutti conoscono. Quando, se dico che faccio il paleantropologo, l'interlocutore mi dice o Neanderthal, cioè non è che si voglia a me, cioè tira fuori tutto quello che sa dell'evoluzione umana, quindi Neanderthal, Lucy, Ötzi è la parola che esce fuori, che però non c'entra niente con l'evoluzione umana, perché è una forma praticamente nostro contemporaneo, possiamo dire, sono un uomo del dato del bronzo. E viene fuori Lucy, perché? Perché in una spedizione franco-americana, cioè originariamente era francese, ma poi si aggrega un'equipe americana guidata da questo intraprendente giovanotto che si chiama Don Johansson, in una depressione sempre legata alla grande frattura tettonica che abbiamo chiamato Rift Valley, però molto più a nord, in questi sedimenti mangiati dal vento e dalla pioggia, a un certo punto proprio Johansson scopre i resti di questo scheletrino
completo in quasi al 50%. La scoperta è straordinaria per tanti motivi. Uno, innanzitutto perché stiamo intercettando degli strati geologici più antichi di quelli di Olduvai. Lì eravamo andati apposta, diciamo così, cioè loro c'erano andati apposta per andare a verificare quel modello che avevano detto, cioè se si trovava la forma ancestrale, questi, ai resti documentati a Olduvai. E siamo oltre i 3 milioni di anni. Poi datazioni più precise indicheranno 3 milioni e 2 per quanto riguarda l'USI in quanto singolo fossile, ma di fossili ne sono stati trovati molti altri e oscillano in un periodo molto ampio che va da circa 4 milioni a circa 3 milioni di anni dal presente. Poi l'USI è importante perché è uno scheletro. Cioè, fino adesso noi abbiamo visto comparire sulla scena singoli, a parte i Neanderthal, che però sono molto vicini a noi nel tempo, ma per cose così antiche abbiamo visto singoli crani, pezzi, frammentari, magari a volte un singolo dente può essere molto informativo, una grande scoperta. Trovare uno scheletro praticamente intero, anche se rappresentato al 50%, è qualcosa di straordinario. Poi il terzo motivo, ovviamente, per cui questo scheletro è interessante è perché ha le caratteristiche giuste per essere proprio quello che si ipotizzava che ci fosse in un'epoca così antica, cioè l'antenato comune, una forma ancestrale sia a Homo che ai paranthropi, agli australopitecini. Poi l'USI è anche importante perché è stata raccontata molto bene. Diciamo prima con l'avvocato quanto forse non abbia senso il mestiere del paleantropologo, cioè andare, passare la vita a cercare queste ossa rotte e magari passarci un sacco di tempo sopra per spremerle come limoni e estrarre il massimo delle informazioni. Tutto questo non avrebbe gran senso se questa cosa poi non venisse raccontata, cioè se non diventasse una cosa di dominio pubblico, se diventasse un sapere condiviso, delle conoscenze che rispondono all'antica domanda da dove veniamo e chi siamo. E Johansson, l'intraprendente americano, è proprio questo quello che ha fatto. Cioè, ha fatto un'opera straordinaria anche di divulgazione, cioè di raccontare al mondo, in parole anche molto semplici e affascinanti, la storia che queste ossa descrivono. L'ha fatto per esempio attraverso un libro che tuttora potrebbe valere la pena di comprare e leggere, che si chiama Lucy, appunto, e che fu pubblicato in italiano nel 1980. Perché queste sono storie degli anni 70, queste che riguardano l'USI e dintorni, quando appunto incominciano essendo indagati i sedimenti più antichi, nei sedimenti più antichi di Olduvai si trovano delle cose interessanti, si trova l'USI, si trovano le famose impronte di Laetoli, quell'altro sito vicino Olduvai, dove ci sono queste, anche queste le potete vedere in mostra, ci sono questa specie di passeggiata, in mostra c'è un pezzetto così, ma la passeggiata con 40 metri, di passeggiata, tra virgolette, di due o tre individui, uno più grande, uno più piccolo e uno ancora più piccolo, che si muovono da bipedi sulle cene di vulcaniche di 3 milioni e mezzo di anni fa dalle parti di Olduvai. Quindi l'USI è effettivamente una specie di forma ancestrale di queste scimmie antropomorfe bipedi che già conoscevamo in Sudafrica grazie a Dart, che poi abbiamo conosciuto meglio Olduvai, che hanno una caratterizzazione del muso molto ancora legato a una caratterizzazione scimmiesca, vorrei dire, un cranio piccolo. Ma alcuni dettagli dei denti e soprattutto la postura eretta e il bipedismo documentato dai loro scheletri, soprattutto al bacino, anche questo non sia molto importante perché c'è varie parti di uno stesso scheletro, alcune molto significative per parlare di postura e di locomozione, o dalle impronte di Laetoli, insomma, documentate in mille modi questo bipedismo di queste scimmie antropomorfe, che hanno però appunto alcuni caratteri nei denti e in altre strutture che alludono a ciò che succederà dopo. E ciò che succederà dopo è probabilmente una divaricazione evolutiva tra delle forme che si specializzano per una dieta sempre più coriacea e diventano dei grandi masticatori, e
e altre invece che incominciano a produrre manufatti litici e gli cresce, per così dire, il cervello. Tutto questo avviene negli anni 70, la scoperta di Lucy è del 74, la denominazione di una specie ancora di Australopithecus chiamata Australopithecus afarensis, proprio perché Lucy viene dal territorio degli Afar in Etiopia, e per questo afarensis è la denominazione, vedete, di un terzetto che ha fatto storia, l'intraprendente americano Johansson, un altro americano che poi ha scoperto di tutto di più sempre in Etiopia, che si chiama Tim White. Molte scoperte di Tim White le trovate in mostra, non so se sta di là nella mostra. e un francese, Yves Coppens, che pure ha proposto delle teorie interessanti, per esempio quella chiamata della East Side Story, riecheggiando un titolo ben noto, perché l'East Side Story sarebbe la nostra storia. Effettivamente, detto, è stata in parte superata da alcuni aspetti, ma rimane fondamentalmente vera. Ed è la storia di forme che a un certo punto, forme, i nostri antenati, che si sono adattate a un contesto ambientale nuovo. Al di là della Rift Valley, cioè a est, per questo la East Side Story, cioè la storia a est della Rift Valley, aspetti climatici importanti, quindi ambientali importanti, hanno cambiato l'ambiente intorno a noi, e noi, nel senso i nostri antenati, hanno avuto le opportunità ecologiche adattative per adattarsi a questo nuovo ambiente. Ed è per questo probabilmente che sono diventati bipedi, ed è per questo che poi a un certo punto hanno cominciato a specializzarsi o a masticare roba coriacea, vegetali coriacei, o a produrre strumenti, che sono due traiettorie distinte. E quindi c'è un forte determinismo ambientale nella storia che ricostruiamo, grazie. C'è un forte determinismo ambientale in tutto questo, come capite, cioè noi pensiamo che effettivamente queste circostanze geografiche da un lato e climatiche e ambientali dall'altro hanno fatto sì che questi nostri antenati si siano dovuti, per così dire, adattare ai nuovi contesti, ce l'hanno fatta. E il seguito della storia ci ha portato al disastro attuale, cioè 7 miliardi di mammiferi di grossa taglia che colonizzano il pianeta. Va bene, ora era la fine degli anni 70 quando, tra poco finisco, quando il Johansson, White e Coppens denominano Australopithecus africanus e in qualche modo danno risposta a quello che era un'ipotesi, no? Cioè che quelle due forme che avevamo provato Duvali, cioè la forma robusta di Australopiteco e il più antico toolmaker, il più antico produttore di manufatti, potessero avere in epoche più antiche, diciamo intorno a 3 milioni, 4 milioni di anni, un antenato che effettivamente a questo punto è stato trovato e si chiama Australopithecus afarensis, non è solo Lucy, ma è tutti i resti simili a Lucy. Questo è un albero, finalmente, dell'evoluzione umana, nel senso che, a differenza delle sequenze lineari che venivano proposte in precedenza, finalmente qua c'è una storia un po' più ramificata, dove abbiamo però ancora fortissimo il retaggio di una tendenza a vedere comunque l'evoluzione umana secondo quello che alcuni chiamano il paradigma della specie unica. Cioè l'idea che in fondo l'umanità sia così particolare, anche nelle sue fasi primordiali, che c'è stata una sola umanità alla volta, una appresso all'altra. Vedete che qua, per quanto ci sia un albero, con questa grande ramificazione, però alla fine poi all'interno dei rami c'è uno e poi un altro e poi un altro ancora. Quindi c'è questo germe, diciamo così, della visione graduale e lineare dell'evoluzione umana, ancora c'è profondamente in questo grafico della fine degli anni 70, ancorché venga riconosciuta la biforcazione fondamentale. E questo non è vero, nel senso che qua mi devo un attimo fermare, anche perché il tempo è passato, ma la storia che possiamo noi raccontare finisce un po' qui, nel senso che da questo momento in poi
le conoscenze sull'evoluzione umana è come dire, è come se esplodessero. Cioè, dalla fine degli anni 70 a oggi abbiamo arricchito, diciamo, questo scheletro, proprio il caso di dirlo, questo scheletro di evoluzione umana, di una quantità di dettagli che sono tutti quelli che potete vedere in mostra e che forse sono rappresentati, questi sono fossili, che sono rappresentati da questa possibile sintesi di tutto ciò che sappiamo o pensiamo di sapere sull'evoluzione umana oggi, che vedete è molto molto più ricca di quanto non sia quello scheletrico alberello della fine degli anni 70, che non è tanto tempo fa, insomma, parliamo di 30 anni fa. E abbiamo dovuto decisamente abbandonare l'idea della sequenza lineare, cioè l'evoluzione umana non è una successione di specie una presso l'altra, ma ciò che domina la scena invece è la arborizzazione di questa storia. Una storia che è cominciata forse 7-8 milioni di anni fa, o forse un po' dopo. È chiaro che da ora potremo cominciare con altre 50 conferenze per entrare in tutti questi dettagli, diciamo così, cosa che ovviamente, a meno che voi non volete rimanere. Però effettivamente è un po' così la storia, cioè che a partire da una separazione, in un'epoca da precisare tra 8 e 5 milioni di anni, tra la nostra storia che porta lassù a noi Homo sapiens, siamo l'ultima righetta in alto a destra, e agli attuali scimpanzé che vivono nelle foreste dell'Africa tropicale, in mezzo c'è tutta questa foresta di forme estinte, di cui quelle che abbiamo toccato con la nostra storia, che si è fermata alla fine degli anni 70, sono soltanto alcuni elementi. Abbiamo toccato Homo sapiens anche nella sua forma fossile con i Cro-Magnon, abbiamo conosciuto appena un po' Homo neanderthalensis, poi abbiamo incontrato Homo erectus, no? Sotto forma di Pithecanthropus al Giava, ma ci sono molti altri fossili altrove, poi Homo habilis, poi Australopithecus africanus, poi abbiamo visto Afarensis, Paranthropus robustus e Paranthropus boisei. Queste sono le cose che abbiamo incontrato, ma tutto il resto è di più. È di più e arricchisce un quadro che però, se andiamo a vedere bene, coincide abbastanza nella sua, diciamo, geometria fondamentale a quello della fine degli anni 70. Cioè, comunque la Y è rimasta, no? Cioè il fatto che se questo è una sorta di tronco, intorno a 3 milioni, 2 milioni, tra i 3 e i 2 milioni di anni c'è stata una divaricazione adattativa di queste forme che si erano riuscite ad adattare tra l'Africa orientale e il Sudafrica, e alcune si sono specializzate verso delle diete particolarmente coriacee e altre invece hanno cominciato a produrre manufatti, probabilmente in rapporto anche a un cambiamento di dieta, che è una dieta più carnivora. E quindi questi manufatti sono praticamente gli strumenti del macellaio, insomma, no? Cioè, questi sciacalli che eravamo noi, quando con un cervello ancora piccolo e con dei denti non particolarmente specializzati come quelli dei nostri cugini parantropi, andavamo a recuperare le carcasse delle prede dei grandi carnivori della savana, che erano delle risorse di nutrimento in fasi evidentemente particolarmente difficili dal punto di vista climatico e ambientale, in cui ricorrere a questa risorsa alimentare poteva essere la sopravvivenza. E per farlo, non avendo né artigli né canini sporgenti, eccetera, abbiamo cominciato a usare le mani della scimmia che abbiamo, insomma, no? Che nate probabilmente svariate decine di milioni di anni fa come strumenti di cattura per insetti volanti, poi diventate l'organo per arrampicarsi sugli alberi, sono diventate, avendo acquisito il bipedismo e quindi essendo libere da ogni impegno di locomozione, sono diventate capaci di lavorare la pietra per poi diventare le mani del pianista o quello che volete. Vabbè, io mi fermo qua, poi se avete domande siamo qui.
Grazie, davvero grazie anche di avere in un certo senso impostato, come poi prima mi avevi accennato, abbiamo avuto l'occasione della prima volta della storia dell'evoluzione, e dunque la cronologia è importante, e poi ci sono quelle altre cose di cui abbiamo accennato. Davvero grazie. E per un ragazzino, grazie, che si è formato su quel raccolto di figurine, se lei gli chiede tre specie dello stesso genere, gli dice tigre, leone, leopardo. In tutti quegli uomini che lei ci fa vedere, c'è da aspettarsi la stessa differenza tra una specie e l'altra? Allora, la domanda è molto interessante, è molto ben posta, ed è un problema da $1,000,000, come si dice, insomma, nel senso che riconoscere l'identità di specie è difficile per uno zoologo o per un botanico, nel senso che chi si occupa degli esseri viventi oggi ha talvolta difficoltà a identificare l'identità di una specie. Noi facciamo a volte degli schemi anche eccessivi, no? Indicando per esempio quello che comunemente è noto come il criterio biologico di identità di una specie, no? Cioè quello che dice che una specie è una specie di è una entità chiusa dal punto di vista genetico, quindi non interfeconda con altre specie, che è falso, nel senso che molte specie in realtà sono interfeconde con altre specie simili, semplicemente non lo fanno frequentemente o addirittura non lo fanno proprio in natura, ma magari forzate in cattività lo fanno, oppure anche in natura succede che ci siano delle fasce di ibridazione tra specie vicine. Io a questo punto, a me mi viene sempre in mente la storia delle ring species, no? Cioè delle specie ad anello, cioè per esempio ci sono dei gabbiani, che una specie di gabbiano che vive a livello del circolo polare artico, e che se noi li seguiamo dalla Groenlandia e poi continuiamo a viaggiare verso est, mettiamo, e quindi andiamo sopra i paesi scandinavi, e vediamo popolazioni che si incrociano tra loro, quindi sono popolazioni della stessa specie interfeconda, e poi continuiamo sopra la Siberia e sono ancora interfeconde, e poi continuiamo sopra Bering e sono interfeconde, e ancora sopra la Groenlandia sono interfeconde. Abbiamo fatto il giro del mondo. Le ultime popolazioni, quelle della Groenlandia, non sono interfeconde con quelle dell'Islanda. Quindi in questa direzione è una specie, qui non è più una specie. Come a dire che a volte noi facciamo degli schemi eccessivi e abbiamo delle difficoltà anche a identificare fino in fondo cos'è una specie e cosa no. Poi se vogliamo possiamo fare il caso del cavallo dell'Asia, insomma, no? Però lì è più nitida la cosa, nel senso che c'è un ibrido, che è il mulo, ma è sterile, quindi c'è una barriera genetica ormai invalicabile tra le due specie. Ora, tutto questo, l'identità di una specie si può fare vedendola in vita, no? Vedendo quindi come è fatta, come si comporta, come si incrocia, eccetera. Noi abbiamo a che fare con ossa e denti rotti, e quindi abbiamo molte più difficoltà a identificare delle specie. Inoltre abbiamo un altro piccolo, diciamo, ampliamento del fenomeno, che è, oltre alla variabilità orizzontale, abbiamo una variabilità verticale, cioè abbiamo una tridimensionalità del fenomeno specie. Cioè la specie è distinta da altre specie contemporanee, ma in che misura è distinta da forme precedenti e successive, no? Cioè qual è dove finisce una specie e dove comincia un'altra nel tempo? Quindi, come capisci, ha toccato un problema enorme, effettivamente. Noi ce la caviamo cercando di fare delle diagnosi le più credibili possibili. Cioè, tutte quelle che vede qui davanti, dicevo prima, no? Citando l'avvocato, sono delle sentenze. Cioè, ogni nome in latino, ogni binomio in latino è una diagnosi. Nel senso che è il frutto di un enorme lavoro, non è un nome messo lì, buttato lì. In passato è stato così, eh? Ci sono dei nomi che sono nati semplicemente per dare il nome in latino al fossile appena scoperto, e succede anche adesso magari,
però c'è un livello più serio, che è quello appunto del nome in latino, seguendo la classificazione impostata dall'Enneo nel Settecento, come appunto interpretazione. Cioè, lo cercavo di dire quando dicevo Homo Neanderthalensis, cioè c'è quell'uomo che ci dice che è simile a noi, ma Neanderthalensis ci dice che è distinto a livello di specie. Però, come tutte le cose nella scienza, sono delle ipotesi, no? Nel senso, sono cose da verificare costantemente, dei modelli. E quindi io passo per il momento questo tipo di schema come un modello tutto da verificare. Io sono abbastanza, questo è un quadro equilibrato, diciamo così, cioè si può essere molto più splitter, come si dice, cioè con molte più specie. Qua per esempio non vedete Homo geogibus, che pure trovate in mostra, che sono i resti denominati sulla base di alcuni fossili rinvenuti in Georgia, appunto nel Caucaso, perché io personalmente penso che possano essere inglobati all'interno di una forma arcaica di Homo ergaster. Quindi si può essere molto più splitter, ci potrebbero essere molte più specie in questo grafico, come ce ne potrebbero essere molte di meno. Per esempio, ci sono molti miei colleghi che pensano che Homo ergaster neanche esista, ma sia una variante africana di Homo erectus, quindi quei due rami andrebbero riuniti sotto un'unica denominazione latina. Ma dietro c'è un'interpretazione, cioè significa che c'era una grande specie distribuita sia in Africa che in Asia, capace di mantenere un flusso genico tra queste due realtà, che dal punto di vista delle distanze in gioco nella preistoria, con queste densità di popolazione, a me sembra francamente improbabile. Quindi io, e poi ci sono delle caratteristiche che distinguono in media i fossili attribuiti a questa specie rispetto a quello che diceva, una distinzione di carattere morfologico, che però si sposa anche con delle valutazioni di carattere biogeografico, come ho appena cercato di dire, anche se in breve. E quindi ognuna di queste sentenze, ognuna di queste diagnosi, dietro ha un castello di deduzioni, che può essere anche un castello di carte, però a volte è anche abbastanza solido. Ci sono alcune specie che io non credo neanche esistano, tipo Australopithecus garris, l'ho messo perché non se ne può fare a meno, ma secondo me i reperti attribuiti a questa specie sono individui in parte da riferirsi a questa specie e in parte a quest'altra, penso un po', oppure addirittura qui c'è un genere denominato quasi esclusivamente sul cranio, trovato in Kenya, il genere Kenyanthropus, pure quello che non credo personalmente che sia una buona diagnosi. Quindi ci sono punti di vista diversi nei dettagli, però nella generalità questo è un quadro abbastanza condiviso dalla comunità scientifica. Domande altre? Senta, professore, quanto è stato il sapiens? Allora, la devo correggere. Nei libri di scuola c'è scritto Homo sapiens sapiens, perché i libri di scuola evidentemente li scrivono delle persone che non conoscono direttamente la materia, ma che, vabbè, comunque a parte questa considerazione, fino a una ventina d'anni fa, grosso modo, tendevamo a distinguere in una grande specie Homo sapiens alcune sottospecie, come appunto Homo sapiens sapiens, la forma moderna, Homo sapiens neanderthalensis, i Neanderthal, Homo sapiens arcaico, quello che oggi viene chiamato Homo heidelbergensis. È una visione molto figlia di quel paradigma della specie unica di cui parlavo prima, cioè si pensava ci fosse Homo habilis, poi Homo erectus e poi Homo sapiens, distinto in varie sottospecie. Dunque la necessità, visto che noi siamo certamente diversi dai Neanderthal o dagli heidelbergensis, di un secondo sapiens per marcare questa differenza. Se siamo tutti Homo sapiens, poi ci vuole il trinomio, cioè Homo sapiens sapiens, per distinguere. Negli ultimi 20 anni si è capito da varie fonti di informazione, rivalutando l'analisi proprio strettamente morfologica delle ossa che abbiamo a disposizione, ma anche i dati della genetica, ci hanno mostrato che probabilmente i Neanderthal e gli altri sono da distinguere, come abbiamo capito nell'Ottocento, a livello di specie, e quindi il secondo sapiens non serve, cioè noi siamo Homo sapiens, punto.
e i Neanderthal sono Homo neanderthalensis, senza questa sapienza in mezzo, eccetera. E gli Homo sapiens arcaico sono per lo più oggi riuniti in questa specie Homo heidelbergensis, eppure lì ci sarebbe una storia di cui parlavamo vedendo la mostra prima. E questa era per precisare, perché effettivamente a scuola ancora nei libri c'è questo secondo sapiens. Conoscenza di un errore molto difficile. Sì. E ci sono molti giornalisti, divulgatori, che per farsi belli dicono Homo sapiens sapiens, per far vedere che la sanno lunga, in realtà sono aggiornati a 20 anni fa. Ma la sua domanda era un'altra, era quando compare Homo sapiens? No, quello l'ho compreso. Siccome i ragazzi dicono sempre sapiens sapiens, volevo proprio, me la anche la collega, ci viviamo questo particolare. Sì, sì, sono, diciamo che noi Homo sapiens sapiens lo possiamo semplicemente tradurre come Homo sapiens, per quella specie di cui parla la mostra e che compare in Africa 200.000 anni fa, come vi raccontavo prima di un paio di settimane fa. Ve l'ho fatto una domanda io molto spiccia. Sì. L'altezza delle colonne, sì, e il colore delle colonne, che cosa segnalano? Se, dunque, allora, l'altezza segnala ovviamente il tempo. Cioè una specie che va da qua a qua vuol dire che è esistita più o meno tra... Ed è finita quando finisce la colonna. Diciamo, sarebbe più carino, ma adesso in questo grafico così sintetico non c'era margine per farlo, fare magari un po' obliquo di segni, no? Per far vedere che sfuma, però non è detto che sfuma, nel senso che, come ci hanno insegnato due grandi paleontologi negli anni 70, forse anche di questo vi parlavo proprio Pievani, Gould e Erdrich, in un'altra occasione forse ne parlava Pievani, quelli che hanno proposto la teoria che qualcuno di voi conoscerà degli equilibri intermittenti o punteggiati, una delle visioni moderne, insomma, di guardare l'evoluzione è un'evoluzione che non avvenga in modo graduale, con delle sfumature, ma in realtà in cui prevalgono delle specie che a un certo punto rapidamente evolvono in qualcosa di diverso. Quindi tutto sommato, insomma, queste interruzioni brusche ci stanno pure. Comunque, la lunghezza delle barrette segnala il tempo, i colori sono un tentativo di fare un po' d'ordine, diciamo che in blu ci sono gli Homo, in azzurrino ci sono delle forme che noi stessi non sappiamo se davvero si attribuire a Homo o ancora australopiteco, tipo appunto Homo habilis, in arancione chiaro ci sono australopithecus, in arancione più scuro Paranthropus, e in grigio ci sono delle cose che conosciamo soltanto da una decina d'anni e che ci fanno entrare in un tempo davvero profondo che raggiunge addirittura i 7 milioni di anni e per i quali non sappiamo davvero se considerarli legati alla nostra storia o semplicemente delle forme di scimmie antropomorfe dell'epoca che magari stavano anche loro sperimentando un bipedismo incipiente ma che in realtà non hanno dato seguito al percorso. Quindi è come se ci fosse una specie di cespuglio all'origine del cespuglio. E poi a me la parola cespuglio non piace tanto perché questo per me è più che altro un albero che ha un tronco e una chioma. Un'altra cosa che non deve sembrarvi vera, perché non lo è che poi quando compare il genere Homo in realtà ci sia una successione, perché questo grafico potrebbe dare a prima vista la sensazione che poi da lì cominci una storia sequenziale, no? In realtà se guardate bene è tutt'altro che sequenziale, perché prevalgono le sovrapposizioni cronologiche tra le specie, cioè sono molte specie sono fra loro contemporanee, non possono essere una presso all'altra, ma sono figlie di una ramificazione, anzi di più ramificazioni. In mostra c'è un grafico che forse ho qua, questo, che vi parla un po' più in dettaglio del solo genere Homo, cioè di ciò che succede alla nostra storia a partire da circa 2 milioni di anni fa in poi. Quelle barrette blu che vedevate una presso all'altra in realtà vanno organizzate in uno scenario pluricontinentale, perché fino a quel momento, fino a circa 2 milioni di anni fa, la storia è esclusivamente africana, anzi di parte dell'Africa, Africa orientale e Sudafrica. A partire da circa 2 milioni di anni fa, la storia diventa una storia pluricontinentale, cioè Africa, altre parti dell'Africa e Eurasia.
non Australia, non America, che arriveranno molto dopo con Homo sapiens. Però su questo, quindi per questo, per rappresentare appropriatamente anche per i ragazzi a scuola l'evoluzione del solo genere Homo, conviene fare un grafico distinto per aree geografiche. Perché effettivamente succedono cose diverse a seconda dell'area geografica che andiamo considerando, e si capisce meglio che non è una sequenza ma è una storia assolutamente arborizzata, caratterizzata fondamentalmente da tre grandi diffusioni, anche di questo vi parlava Piemani, che sono quella iniziata intorno a 2 milioni di anni fa, la prima, quella che tutti chiamano Out of Africa 1, poi quella che fino a pochi anni fa veniva chiamata la seconda, l'Out of Africa 2, cioè la diffusione di Homo sapiens, qui rappresentata da questo triangolone, cioè quando compare la nostra specie Homo sapiens in Africa orientale 200.000 anni fa e poi si diffonde, quello è quello che veniva chiamato l'Out of Africa 2. Ma negli ultimi 10 anni circa, e quindi vedete che stiamo parlando di attualità quasi, abbiamo scoperto che c'è un Out of Africa 1.5, cioè c'è un altro Out of Africa in mezzo. Forse Africa, potrebbe anche essere Out of Near East, cioè fuori dal vicino oriente, che è quello qui, non a caso appunto inizia con un punto interrogativo, non siamo proprio sicuri che venga dall'Africa, ed è la grande diffusione geografica che ha dato origine a quella che sta diventando una specie protagonista dell'evoluzione del genere Homo. Fino a pochi anni fa era semplicemente il nome di una mandibola, che è questa specie chiamata Homo heidelbergensis. Non fa parte tanto del bagaglio collettivo, insomma, questo Homo heidelbergensis, ma devo dire che ormai è veramente una specie chiave dell'evoluzione umana, perché è quella forma di mezzo, diciamo, tra i figli della prima diffusione, dell'Out of Africa 1, Ergaster, antecessor, Erectus, Floresiensis, e noi, cioè Homo sapiens e Neanderthal anche. Quindi vedete, colma, diciamo, praticamente una fetta di tempo, una fase dell'evoluzione umana che è fondamentale, perché è quella da cui poi compare la nostra specie, compare il Neanderthal, insomma è molto importante come fase, e abbiamo progressivamente capito che ci sono forme riferibili a questa specie non solo in Europa, da cui la mandibola che ha dato il nome alla specie, che viene da vicino Heidelberg appunto, per questo Homo heidelbergensis, ma ce ne sono molte altre in Europa, ma anche in Africa e anche in Asia. Quindi potrebbe essere l'unica specie pluricontinentale a parte Homo sapiens. Cioè tutte le altre specie, se ci fate caso, sono, come dire, regionali, no? Homo erectus solo in Asia, Homo ergaster solo in Africa, Homo antecessor solo in Europa, eccetera. I Neanderthal solo in Europa, nel vicino oriente e in Siberia, ma insomma in un'area abbastanza circoscritta. L'unica specie afro-euroasiatica, cioè che copre tre continenti, è proprio Homo heidelbergensis, e poi ovviamente noi Homo sapiens, che siamo anche diffusi in America e in Australia. Non so perché. E la striscia rosa? Quello è un dettaglio abbastanza, diciamo, se ci fate caso, i motivi per cui abbiamo faticato un po' a capire cosa succede in questa ultima fase dell'evoluzione umana e anche perché c'è una specie di vuoto di evidenze, cioè mancanza di fossili per tutto quel periodo. Vedete, mancano fossili in Europa, pochi fossili in Africa, forse anche pochi in Asia, e non è un caso se guardiamo con attenzione una curva del clima. Vedete quello che succede? Il clima è andato via via deteriorandosi, se mi passate l'espressione impropria, nel corso degli ultimi 10 milioni di anni. Cioè c'era un'età d'oro, chiamiamola così, delle scimmie antropomorfe, che era il Miocene, 10-20 milioni di anni fa. C'erano foreste dappertutto, c'erano una quantità straordinaria di scimmie antropomorfe. Non c'erano soltanto gorilla, scimpanzé, orangutane e uomo, ma c'era anche il Liopiteco, l'Uranopiteco, l'Oreopiteco, cioè c'erano un sacco di scimmie antropomorfe in giro per il pianeta. C'erano scimmie antropomorfe a Parigi, a Grosseto, in Cina, c'era il Gigantopithecus, che era una scimmia enorme, due volte un gorilla maschio, da cui si pensa derivi dalla leggenda degli Yeti, eccetera. Insomma, c'era una quantità enorme di scimmie antropomorfe. Poi
Il clima è andato via via deteriorandosi, le foreste contraendosi e le scimmie antropomorfe diminuendo di numero, mentre hanno avuto vita più facile le scimmie più piccole, no? Babuini, macachi, corvi e roba del genere. Questo per dire che quello che vedete qui è soltanto la fine di un deterioramento climatico che era iniziato molto tempo prima. Una fase di inizio anche verso il basso è proprio quella fase lì, guarda caso, dei 3 milioni, 2 milioni e mezzo di anni, quando l'evoluzione umana si divarica con quelli che si specializzano nella masticazione e quelli che si specializzano a fare i macellari. E poi il clima ulteriormente degrada verso questi picchi di freddo, questi qua, che altri non sono che le ben note glaciazioni dell'ultimo milione di anni, cioè l'era glaciale, diciamo così. È un'era caratterizzata da queste periodiche cadute verso quei periodi che chiamiamo appunto glaciazioni, e ce ne sono state, vedete, almeno 8 nell'ultimo milione di anni, cioè un ritmo circa ogni 100.000 anni. Noi fortunatamente siamo in un periodo interglaciale, insomma, siamo qua. Quindi siamo in una fase in cui non abbiamo centinaia di metri di ghiaccio sopra il territorio di Parigi, come c'era invece nell'ultima glaciazione, oppure non abbiamo le Alpi completamente coperte da ghiacciai o gli Appennini anche. Viviamo in un'epoca fortunata dal punto di vista climatico in questo senso, perché durante le glaciazioni c'era anche molta aridità ai tropici, cioè così come c'erano ghiacciai a nord, c'era frammentazione dell'ambiente, aridità al sud, quindi le foreste ridotte anche a macchie, eccetera. Ora, tutto questo per dire che una delle più drammatiche glaciazioni dell'ultimo milione di anni è proprio questa qua, no, proprio questa qua, chiamata Stadio Isotopico 16, per gli addetti ai lavori, per gli amici, MIS 16. Perché MIS sta per Marine Isotopic Stage, è un modo che noi abbiamo per ricostruire queste curve climatiche facendo le carote nel fondo degli oceani, per questo marine, cioè stati isotopici marini, e ci danno un'idea del cambiamento del clima. Allora vedete che la prima glaciazione è più o meno subito dopo un milione di anni, ma quest'altra, lo stato isotopico 16, è anche molto più prolungata nel tempo, è preceduta da altri importanti fenomeni di questo tipo, cosa che potrebbe aver comportato effettivamente una drastica riduzione del numero degli individui. In Europa non ne parliamo nemmeno, ovviamente l'estinzione di Homo antecessor, che erano le forme europee di quell'epoca, e in Africa appunto in questa rarefazione e questa frammentazione dell'ambiente poche popolazioni, cioè già i nostri antenati erano a una densità di popolazione bassissima, poi figuriamoci in queste fasi drammaticamente così difficili, climaticamente così difficili, e quindi di conseguenza pochi fossili, e tant'è che non ne troviamo, insomma. E soprattutto opportunità per l'evoluzione, perché l'evoluzione spesso si giova delle difficoltà. Nel senso che le forme di vita sono frammentate in piccole popolazioni, e nelle piccole popolazioni è più facile che compaiano delle novità evolutive tali da avere successo poi nella fase successiva. Una grande specie come la nostra, come sapete, sono 7 miliardi di individui su tutto il pianeta, che copre tutto il pianeta, non evolve fondamentalmente se non a livello molecolare evolutivo, ma scambia materiale genetico a livello planetario, mantenendosi fondamentalmente uguale a se stessa nel corso del tempo. Dunque si prevede che l'uomo rimanga com'è, non è il meglio, ma rimane. Almeno fino a domani, sicuramente. Una curiosità, ma voi studiosi su quante specie, su quanti reperti andate a lavorare per ogni specie che avete individuato? Cioè, Lucy è uno della sua specie, no, o poi ne sono stati trovati altri? Lo dicevo anche prima, di Australopithecus afarensis è una delle specie che conosciamo meglio. Qua c'è un po' di pubblicità, poi la vediamo dopo. Australopithecus afarensis è una specie che conosciamo molto bene,
nel senso che abbiamo molti fossili, usi è una, ma è una, ma sì, uno vale uno, come dice Grillo, ma poi ce ne sono tantissimi altri, insomma, che valgono altrettanto. Invece ci sono delle specie che conosciamo molto poco, per esempio questo qui, Sahelanthropus chadensis, è quasi un cranio, uno, quindi c'è molto dubbio, così come il Kenianthropus platyops. Omantecessor è una specie che conosciamo poco, nel senso che la conosciamo soltanto da un sito, però lì c'è una grande varietà di reperti, sono 80. Così come Homo georgicus, che qua non c'è, la conosciamo da un sito, però anche lì c'è una bella varietà, diciamo. Quindi è chiaro che più andiamo vicini a noi nel tempo e più abbiamo informazioni, questo è ovvio. Quindi Neanderthal forse, oltre al fatto che è la prima che abbiamo imparato a conoscere dal 1856 in poi, ma è anche forse la specie che conosciamo meglio, a parte Homo sapiens, insomma. Però appunto, come dico, anche ci sono delle eccezioni anche più in basso, per esempio Afarensis è una specie che conosciamo abbastanza bene. Erectus, limitatamente a Giava e alla Cina, lo conosciamo molto bene. Poi estrapoliamo da lì, però, che abbia popolato, diciamo, tutta quell'area. Cioè, noi spesso ragioniamo così, cioè abbiamo degli spot di luce e poi illuminiamo, un po' come ha fatto Pievani facendo quelle carte geografiche curate da De Agostini, cioè sono delle ipotesi. Avevi proiettato delle copertine? Sì, visto che siamo vicini a Natale, ma volendo potete approfondire, sono dei libretti che ho scritto io per il mulino, e qua poi non compare un altro che sta per uscire, che invece è per la terza, per chi di voi fosse interessato di più alle tecniche in uso nello studio della preistoria, questo libro proprio a giorni dovrebbe uscire, si chiama La scienza delle nostre origini, è un libretto come questo, libretti piccoli, questo è una specie di introduzione alla nostra specie, poi mi hanno copiato il titolo questi qua della mostra. Questo è una specie veramente di introduzione allo studio naturalistico della nostra specie. Nell'ultimo capitolo trovate esattamente quello che vi ho raccontato stasera, nell'ultimo capitolo di Homo sapiens. Questo qui è il racconto, come lo posso fare io, come lo potevo fare io 3 anni fa, dell'evoluzione umana, cioè è praticamente il racconto del grafico che abbiamo visto per ultimo, quello di tutte le barre. Questo riguarda Homo sapiens nel senso la variabilità di Homo sapiens, cioè gli adattamenti all'ambiente. Il sottotitolo qua non si mette, neanche io lo leggo, figuriamoci voi, è Il colore della pelle e altre storie, cioè perché siamo diversi in rapporto all'adattamento all'ambiente. E quest'ultimo parla da solo, si chiama scimmie, ed è una specie di sguardo sui nostri parenti prossimi, che di solito chiamiamo la scimmia, come se fosse una specie di archetipo, no? Come il cane, il cavallo, la scimmia. In realtà di scimmie ne esistono 400 specie, Homo sapiens è una di quelle.